Ed eccoci a questa cerimonia di premiazione delle tesi di laurea magistrale per i partecipanti al premio Anna Maria Vercesi. Siamo alla quarta edizione del premio, ha avuto un buon riscontro da parte vostra e quindi siamo appunto nella fase terminale nella quale tre dei partecipanti riceveranno il meritato premio. E quindi condivido una rapida presentazione proprio per ricordare la professoressa Anna Maria Vercesi, che ha dedicato buona parte della sua attività di ricerca alla definizione di strategie sostenibili per la protezione delle piante. E questo premio è stato bandito dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante e da Giornate Fitopatologiche insieme al Comitato degli Amici Anna Maria Vercesi. E brevemente, diciamo, molti di voi sanno che cos'è questa Associazione Italiana per la Protezione delle Piante, è una società scientifica trasversale che accoglie una serie, diciamo, di aree della protezione delle piante e organizza e divulga una serie di iniziative. Questo è il nuovo sito che abbiamo appena messo a sistema. E abbiamo una pagina Facebook sulla quale questo evento sarà dato in diretta per chi vorrà seguirci. Un canale YouTube sul quale poi il video verrà inserito. Abbiamo una newsletter periodica e poi siamo sugli altri social ai quali, diciamo, potete, se volete, partecipare per informarvi sulle nostre attività. Organizziamo una serie di eventi, tra cui, per esempio, questo forum di medicina vegetale che si terrà la prossima settimana a Bari e si parlerà di transizione ecologica e cerchiamo di farlo con un taglio divulgativo. La settimana scorsa abbiamo organizzato un incontro insieme a Giornate Fitopatologiche proprio sull'uso dei prodotti fitosanitari, su una proposta di regolamento che ha una serie di possibili criticità e quindi sul quale c'è tanto da riflettere. E questo incontro è quindi organizzato questo premio insieme a Giornate Fitopatologiche. Il presidente di Giornate Fitopatologiche, il professor Agostino Brunelli, vi saluta, saluta tutti i partecipanti, ci sta ascoltando. Giornate Fitopatologiche è un consesso che organizza appunto le giornate fitopatologiche, che sono il principale momento di interazione a livello nazionale, al quale partecipano buona parte degli addetti alla protezione delle piante. E insieme ad EPP abbiamo organizzato questa giornata di studio proprio su questa proposta di regolamento. Inoltre, questo premio è condiviso con il Comitato degli Amici di Anna Maria Vercesi e qui lascio la parola al professor Piero Attilio Bianco dell'Università di Milano per un saluto da parte del Comitato. Grazie, grazie a Gianfranco, grazie al professor Brunelli, grazie a tutti voi, perché ogni 2 anni, e siamo già alla quarta edizione, come ci ricordava Gianfranco e il professor Romanazzi, scusate, ci sono tanti spunti e pensieri che ci possono portare a ricordare Anna, ricordarla ogni 2 anni. Penso che molti di voi non l'abbiano, vedendo conosciuta, ma non voglio ripetere, non voglio, diciamo, presentare e dire cose che appartengono al passato, perché di Anna abbiamo e possiamo avere testimonianza diretta da tutte le persone che l'hanno conosciuta. Io voglio soltanto ricordare che attraverso questo premio ogni anno sempre più persone la conoscono e hanno la possibilità di conoscerla. E
Quindi questo è secondo me il punto che più mi stimola a dire, a ringraziare tutti voi e a dire a chi ha l'intenzione di comprendere un pochettino di più da dove nasce questo premio e quali sono le motivazioni vere. Le motivazioni vere sono che ricordiamo una persona che ha fatto moltissimo per i giovani e questa è la testimonianza. Il fatto che a 7 anni da quando ci ha lasciato e si occupa sicuramente delle cose che più gli piacciono da un'altra parte, noi siamo qui contenti di poter premiare dei ragazzi e delle ragazze che di quello che Anna Maria Vercesi ha fatto per una vita, una missione, continua attraverso il lavoro che state facendo. Mi fermo ricordando soltanto che ancora stamattina dagli amici, io sono qui come così, rappresentante dell'Associazione Amici di Anna Vercesi, ancora stamattina alcune testimonianze di persone che la ricordano e ci ringraziano e vi ringraziano, ringraziano per questo evento. Lascio però la parola al Presidente, al quale darà sicuramente la persona più adatta per spiegare il grande lavoro che è stato fatto e io in particolare ringrazio Silvia per questo, a nome di tutti. Grazie. Grazie a professor Bianco. La professoressa Vercesi ha lavorato tanto sia in ambito IPP, di cui è stato anche segretario, sia in ambito di giornate fitopatologiche, che vedo che il professor Brunelli ci ha raggiunti. E tra i tanti giovani che sono cresciuti grazie a lei c'è la professoressa Silvia Toffolatti, che ha lavorato tanto, diciamo, per questo premio, ha interagito con tutti i partecipanti, nonché con tutti i revisori, a cui lascio la parola per un saluto e per andare avanti con la premiazione. Buongiorno a tutti, grazie per le belle parole. Sì, io mi sono occupata, diciamo, della parte un po' tecnica del premio, quindi ho preso i contatti con i candidati e poi con i revisori, che ringrazio tantissimo per il lavoro che hanno svolto. Anna era una persona speciale, questo è indubbio, ma quello che mi piace ricordare, che forse può essere utile per i ragazzi di adesso, è che Anna era molto rigorosa, molto severa, faceva una fatica incredibile a insegnare perché voleva trasmettere tanto ai suoi studenti, e quindi a lei costava tantissimo fare lezione, perché si impegnava proprio al 100%, perché voleva che gli studenti avessero una formazione adeguata. Quindi sono molto contenta di poter, diciamo, proseguire sulla traccia di quello che Anna, un po' del solco che Anna ha segnato, perché comunque ci teneva tantissimo ai suoi studenti, e quindi auguro ai ragazzi che hanno partecipato al bando, ma anche a tutti quelli che si approcciano comunque al mondo della difesa delle piante, di poter sempre mettere molto entusiasmo e molta passione, ma molto rigore anche in quello che fanno. E di non dimenticarsi mai alla fine di sorridere, perché il fatto che Anna sia morta ha tolto il sorriso, è morta prematuramente, insomma, e quindi ci ha un po' tolto il sorriso, però bisogna invece ricordarsi che lei era molto felice e si divertiva tantissimo con i suoi studenti, si divertiva con noi ragazzi in laboratorio, e soprattutto Anna era capace di valorizzare i talenti di ciascuno di noi, ci lasciava molto liberi. E io spero tanto che anche quelli che proseguiranno nella carriera della ricerca, ma anche nel mondo lavorativo, trovino la propria libertà e la propria capacità di esprimersi, però sempre con il sorriso. Si sbaglia, si fanno errori, ci si rialza, si va avanti, ma con il sorriso, come Anna ci ha insegnato. Auguri a tutti. Silvia, se vuoi illustrare le caratteristiche del premio. Sì, certamente. Allora, il bando era aperto a tutti, diciamo, coloro che avevano acquisito il titolo di dottore di ricerca il 16 di settembre del 2020 e il 15 di settembre del 2022.
Abbiamo avuto 27 candidati che hanno partecipato al bando e questi 27 candidati hanno presentato ciascuno la propria domanda di partecipazione corredata dalla propria tesi di laurea che poi è stata valutata. È stata valutata inizialmente dai tre commissari, che ricordiamo, il professor Gianfranco Romanazzi in rappresentanza dell'IPP, dal professor Agostino Brunelli per le giornate fitopatologiche e dal professor Pierattilio Bianco, che abbiamo appena sentito, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, nel quale la professoressa Vercesi lavorava. Poi sono stati individuati i revisori delle tesi e in totale abbiamo contattato 53 revisori, che afferiscono a diversi mondi della difesa delle piante, quindi non solo l'università, ma anche i centri di ricerca e anche l'industria. Anche perché Anna effettivamente ha sempre collaborato molto anche con le industrie. Non, la ricerca di Anna era una ricerca che voleva arrivare in campo e per arrivare in campo bisogna anche interagire con l'industria, per cui è tutto in linea con quello che era l'operato di Anna. E poi si sono stabiliti tre vincitori che appunto saranno premiati oggi, che riceveranno 1.000 euro e l'iscrizione gratuita all'IPP per un anno. Queste sono tutte le tesi che sono arrivate con i nomi dei candidati, quindi li ho messi in ordine alfabetico, quindi abbiamo Matteo Argenzio con trattamenti fogliari al terreno per ridurre l'incidenza della malattia delle foglie tigrate mal dell'esca come relatrice la professoressa Mugnai, Elisabetta Bizzarri con Signaling Mechanisms Involved in Tomato-Biotic Agency Interaction, relatrice la dottoressa Proietti, Federico Brugnetti con valutazione dell'incidenza di patogeni fungini, agenti di marciume delle olive nel Viterbese con relatore professor Mazzaglia, Medie Bulgac con Innovative Strategies to Manage Post-Harvest Diseases of Fresh Stone Fruits con relatore professor Romanazzi, Michele Casetta con prodotti a basso impatto ambientale, qualità e controllo dei marciumi post-raccolte delle melegrane con il relatore professor Antonio Ippolito, Alberto Catellani con indagine sull'impatto dei parassitoidi autoctoni e alloctoni in Emilia-Romagna nei confronti di Aliomorfa alis con il professor Burgio, Luana Centorame con la valutazione dell'efficacia di un sistema laser scanner per il controllo della distribuzione di agrofarmaci in vigneto, relatrice la professoressa Foppa Pedretti, Costanza Cicchi con valutazione dell'attività inibitoria di composti di sintesi sulle vansucrasi da Pseudomonas syringae e Patovar actinidae con la professoressa Pazzagli, Rudy Cignola con strategie di contenimento di Cladofora lutea olivacea in kiwi in frigoconservazione con la professoressa Marta Martini, Roberta Coronelli con Aspergillus grape rot, Innovation in Disease Management and Aspergillus carbonarius detection, relatrici la professoressa Pollastro e Rita Miglia De Niccolis Angelini, Giovanni D'Ambrosio con In vitro screening of new biological limiters against soil-borne pathogens of tomato plants, relatore professor Bruno, Andrea Doddi, To Have or Not to Have, Story of an Effector Gene, molto bello questo titolo, col dottor Faino, Annalisa Dosi, contenimento delle micotossine in mais mediante l'uso di estratti ottenuti da scarti agroalimentari, con la dottoressa Paola Giorni, Linda Felici, con diagnosi precoce della fusariosi della spiga in frumento duro mediante tecniche di remote sensing, professor Dario Gaudioso, con strategie biotecnologiche per la lotta innovativa a patogeni vegetali da quarantena, ricerca complementare per la caratterizzazione funzionale e metabolica di Curtobacterium flaccum facens, Patovar flaccum facens, professoressa Tegli, Valerio Mattei con Detection and Characterization of Death 39 Streptomyces Strains on Wheat Plants con il professor Pasquali, Andrea Motta sempre con il professor Pasquali con Phylogenetic, Functional and Comparative Genomics on the Streptomyces Death 39 Genome to Study its Biocontrol Potential in the Wheat Fusarium Pathosystem. Giulia Orefici con l'uso di microrganismi benefici per il controllo di alternarie relative micotossine su pomodoro con la professoressa Giorni, Luca Petrantuono con l'indagine sull'eziologia di un deperimento di Fraxinus ornus in Toscana con il professor Moricca, Giuseppe Quaratiello con analisi computazionale di espressione delle proteine killer in Fusarium graminearum con la professoressa Nali e la professoressa Sarrocco, Samuele Risoli con la valutazione della modulazione dei geni di difesa in Triticum estivum ultimam apogee da parte di Trichoderma gamsi T6085 con la professoressa Nali e Sarrocco, le professoresse Nali e Sarrocco, Chiara Rivosecchi, accumulo di rame in suoli di vigneti biologici ed effetto sulle attività funzionali e sul DNA del bioindicatore Isenia fetida con il professor Vischetti,
Daniele Schiavi con nanocomposti di origine naturale per la protezione dell'olivo in un contesto di economia circolare col professor Balestra, Valeria Tava, Study in Fusarium Muse, Cross Kingdom Pathogen of Banana and Humans, col professor Pasquali, Paola Travaglini, Indagini molecolari sul ruolo dei polisaccaridi extracellulari rilasciati da Papilio 3 terrestris LS28 nel controllo biologico di Penicillium expansum, col professor De Curtis, Cristina Vespignani con la valutazione dell'efficacia di alcuni prodotti nella strategia di difesa del mal dell'esca della vita, col professor Ratti, e infine Leonardo Zuppante, Unraveling the Panginum of Pseudomonas avellane, col professor Mazzaglia. Quindi abbiamo avuto tante tesi, principalmente di patologia vegetale. Questo è stato un po' strano perché di solito avevamo anche più tesi di entomologia. Speriamo nella prossima edizione del premio. Come vi dicevo, la procedura di valutazione ha previsto sia la collaborazione della commissione, quindi dei tre commissari, i quali a ricevimento delle tesi hanno individuato i tre revisori per ciascuna tesi. Quindi la tesi è stata affidata ai revisori, i quali hanno valutato ciascuno per la propria tesi, l'attinenza alle tematiche del bando, il livello di innovazione e la qualità dell'elaborato, attribuendo a questi tre criteri un massimo di 10 punti. E infine, la commissione, preso atto delle votazioni, espresse da parte dei revisori, ha stilato le medie in trentesimi e quindi poi ha stilato la graduatoria finale. Lascio Grazie Silvia. Tutto questo è stato possibile sia grazie a voi che avete partecipato a questo bel premio, ma anche grazie ai 53 revisori, più della metà sono già soci IPP e gli altri potrebbero diventarlo, che hanno dato un'accurata valutazione alle tesi stesse, andandole a leggere. Siamo rimasti veramente sorpresi per il dettaglio e con, diciamo, per il dettaglio che questi revisori ci hanno messo nella redazione della tesi e nell'estrapolazione di un giudizio finale. Quindi veramente ringraziamo tanto i revisori perché sono stati un momento importante per questo premio. Senza il loro lavoro, non sarebbe stato possibile essere qui. E da quello che ci è parso, tutte le tesi sono state di livello particolarmente elevato. Vedremo addirittura tanti ex aequo, proprio perché il livello delle tesi è stato molto molto elevato e tutte le tesi sono state apprezzate dai revisori. Quindi veramente grandi complimenti a voi tutti. A questo punto però bisogna giungere ad una graduatoria e quindi poniamo al 12° posto a pari merito Matteo Argenzio, le tesi magistrali di Matteo Argenzio, Federico Brugnetti, Luana Centorame, Costanza Cicchi, Rudy Cignola, Giovanni D'Ambrosio, Andrea Doddi, Annalisa Dosi, Linda Felici, Giulia Orefici, Luca Pietrantuono, Giuseppe Quagliariello, Samuele Risoli, Chiara Rivosetti, Cristina Vespignani e Leonardo Zuppante. Un applauso a voi tutti, proprio perché avete fatto veramente un gran lavoro. E grazie per aver partecipato a questo premio. Dopodiché scorriamo avanti nella graduatoria, scendendo dal decimo posto, ci sono due pari merito al decimo posto, quindi Roberta Coronelli e Michele Casetta. All'ottavo posto, anche qui un pari merito, Medie Bulgac e Valeria Tava. Al settimo posto, Paola Travaglini. Al quinto posto, anche qui un pari merito, quindi vedete, cioè, ci sono centesimi di differenza tra di voi e quindi a volte è probabile che ci sia un pari merito. Dario Godioso e Alberto Catellani. E quarto posto, Andrea Motta. E a questo punto, per esclusione, possiamo arrivare ai tre vincitori, i quali presenteranno la loro tesi. Avranno l'opportunità di presentare brevemente le loro attività di tesi. E quindi al primo posto abbiamo Elisabetta, anche qui c'è un ex aequo, Elisabetta Bizzarri con una tesi intitolata Signaling Mechanism Involved in Tomato Biotic Agent Interaction.
E sempre con lo stesso punteggio si è classificato Daniele Schiavi con una tesi intitolata Nanocomposti di origine naturale per la protezione dell'ulivo in un contesto di economia circolare. E al terzo posto si è classificato Valerio Mattei con Detection and Characterization of DEF39 Streptomyces strain on wheat plants. Quindi complimenti ai tre vincitori e magari può cominciare Valerio Mattei a presentare la propria tesi. Ci sei, Valerio? Salve, eccomi. Sentiamo perché sta essendo. No, è già. No, no. Mi vedete la presentazione? Sì. Ok, salve a tutti. Allora, quando parliamo di piante, ovviamente non possiamo ignorare il fatto che queste interagiscano con microrganismi. Microrganismi che possono avere un effetto negativo o benefico sulla pianta stessa. Nel mio caso, io ho studiato l'interazione dello streptomicete DEF39 con la pianta del grano e ho valutato la capacità di quest'ultimo di agire come agente di biocontrollo in modo tale magari da rimpiazzare l'uso dei fungicidi chimici in un campo. Il grano, appunto, è una pianta consumata in tutto il mondo, tuttavia la sua produzione viene annualmente ridotta a causa di fattori abiotici come la siccità e biotici come malattie fungine, come ad esempio la fusariosi della spiga causata dalla Fusarium graminearum. Dall'altra parte, gli streptomiceti sono batteri gram-positivi che sono ubiquitari nel suolo e hanno la capacità, alcuni di loro, di comportarsi come endofiti, promuovendo la crescita della pianta o agendo come agenti di biocontrollo. Lo scopo della mia tesi, quindi, è stato quello di valutare il trattamento al seme del grano con DEF39 al fine appunto di verificare l'attività endofitica del batterio e la sua capacità di proteggere la pianta in condizioni di stress idrico e dalla fusariosi della spiga. Per farlo, quindi, ho utilizzato due trattamenti e ho quello trattato col 39 e piante di controllo e ho fatto esperimenti sia in vitro che in vivo. Per gli esperimenti in vitro sono stati fatti, diciamo, per valutare la capacità di promozione della crescita, mentre gli esperimenti in vivo sono stati fatti dalla semina alla maturità della pianta. Andando tramite metodi non distruttivi a valutare l'attività fisiologica del batterio sulla pianta, quindi valutando i parametri correlati alla fotosintesi. Durante la fioritura ho infettato le spighe con conidi di Fusarium graminearum per valutare appunto la capacità di protezione del batterio e a 3, 6, 9 settimane e alla maturità ho estratto il DNA per verificare appunto la presenza o meno all'interno della pianta del batterio. Dopo 3 giorni di post-inoculo ho osservato che DEF39 era in grado di promuovere la crescita della pianticella, anticipando quindi la germinazione del seme, come potete vedere nella foto di destra rispetto a quella di sinistra. Mentre per quanto riguarda la capacità di combattere lo stress idrico, in condizioni di un leggero stress idrico, abbiamo osservato che DEF39, quando inoculato e quando le piante sono diciamo stressate a livello idrico, anticipa, accelera il ciclo vitale della pianta, tuttavia mandandola in senescenza anticipatamente. Tuttavia, come si può osservare nel grafico di destra, questo non influisce sulla produttività generale della pianta stessa. Alla fine, la
patogenesi è stata, diciamo, la resistenza a patogenesi è stata valutata tramite due metodi di infezione. Una puntiforme, dove praticamente si induce un taglio, una ferita all'altezza della quinta spighetta, nella spiga stessa, appunto, e si inocula con la pipetta i conidi di Fusarium graminearum, e l'altra invece tramite inoculazione del spray dei conidi, questo qua per avere più diciamo, un effetto naturale della malattia. Ciò che abbiamo visto è che nel primo caso il batterio non era in grado di contrastare la malattia, mentre nell'altro i livelli di malattia erano circa 50% in meno comparati al controllo. La visualizzazione, diciamo, la malattia è stata valutata tramite una scala visiva da 0 a 10, dove 0 appunto era no malattia e 10 era l'ingiallimento completo, l'air blight completo della spiga. Infine, per valutare la capacità endofitica del batterio, ho disegnato dei primer specifici su regioni non codificanti e ho fatto una PCR classica. Come potete vedere nelle due tabelle, il batterio è risultato essere presente sia a livello della spiga che della radice. Questo appunto ci ha suggerito che questo ceppo è in grado di colonizzare la pianta in modo sistemico. In questo caso ho utilizzato le piante non inoculate col batterio come controllo negativo e l'amplificazione della regione del 16S come controllo positivo. Quindi, per concludere, possiamo dire appunto che DEF39 è in grado di promuovere la germinazione dei semi, di traslocare dal seme alla radice e alla spiga, di accelerare il ciclo vitale della pianta senza però intaccare la produzione della granella e di indurre una resistenza a Fusarium graminearum. Da scoprire è il modo di azione del ceppo, in quanto ancora non sappiamo se questo se sia il batterio stesso a produrre molecole antifungine, per esempio, o se influisca sulla bilancia ormonale della pianta, per esempio gibberelline o acido abscissivo. Grazie a tutti per la condivisione, per l'attenzione, e se avete ulteriore interesse, questi qua sono i miei contatti. E ovviamente ringrazio tutto il team. Grazie a te per la bella presentazione, complimenti. Te e gli altri sarete contattati poi dalla segreteria IPP per i dettagli tecnici. A questo punto passiamo al secondo classificato che è Daniele Schiavi. Salutiamo nel frattempo anche i colleghi che ci seguono in diretta Facebook o che rivedranno su Facebook oppure sul canale YouTube la diretta di questa premiazione. Grazie mille professore per l'introduzione, grazie a tutti quanti ovviamente per la bellissima opportunità, ovviamente per il premio e anche per queste fantastiche iniziative, insomma, che sono di valido supporto per tutta la comunità dei giovani laureati, insomma, nell'ambito della protezione delle piante. Come è stato già introdotto, la mia tesi ha riguardato l'utilizzo di nanocomposti di origine naturale per la protezione dell'ulivo in un contesto di economia circolare. E prima di parlare nel dettaglio della parte sperimentale, vorrei brevissimamente introdurre il contesto nel quale si è andato ad operare per questa tesi, ovvero quello appunto dell'olivicoltura, che come tutti sappiamo è una delle nostre punte di diamante dell'agricoltura italiana. Tuttavia, purtroppo, a causa di diverse problematiche di natura economica, ma anche ambientale, è un settore che da diversi anni è in crisi. E tra questo, ovviamente, si aggiunge anche la presenza di diverse problematiche, biologiche che possono essere, diciamo, descritte,
tra gli organismi dannosi da un punto di vista di insetti o di microrganismi, tra cui batteri e funghi. Non bisogna dimenticarsi, insomma, che l'olivo è suscettibile a diverse malattie come la rogna o anche come il tumore batterico, quindi non solamente Xylella, ma anche la lebbra dell'olivo, la verticillosi, il marsupio dannoso, sono tutte malattie molto importanti per gli olivi, per la nostra olivicoltura, che contribuiscono tuttora a provocare diverse perdite di raccolta e anche appunto problematiche nella gestione dell'impianto. In tutto questo noi ci troviamo in un contesto dove le attuali strategie di protezione vedono principalmente l'utilizzo dei sali di rame e dei fungicidi di sintesi, ma che tuttavia proprio in relazione al fatto di trovarci all'interno di un contesto internazionale, come per esempio quello più volte ribadito dall'European New Green Deal o dalla strategia Farm to Fork, necessitano brevemente di un rimpiazzo in qualche modo sia sostenibile. Quindi all'interno di questa della gestione sostenibile dell'oliveto, noi non dobbiamo più in qualche modo preoccuparci di quelli che sarebbero gli scarti, i residui dalle varie operazioni culturali, come per esempio le potature o i trapianti, gli innesti, e le rimozioni appunto delle parti malate delle piante, delle parti danneggiate, ma dobbiamo in qualche modo far sì anche che le attuali strategie tengano conto di queste problematiche non più come un appunto problema, ma come in realtà una risorsa da valorizzare per definire delle strategie che siano in realtà sostenibili da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista economico per gli agricoltori e per i produttori di fitofarmaci, così come ovviamente sicure per i consumatori finali, gli operatori in campo, e che diano anche un supporto a tutti gli operatori che lavorano negli agroecosistemi secondo l'ordinamento della produzione biologica. Per far questo sappiamo tutti quanti che l'utilizzo delle sostanze naturali da diversi anni è ampiamente oggetto di studio e ci sono moltissime sostanze che possono essere estratte dai residui naturali e che possono essere utilizzate per controllare efficacemente malattie e patogeni, ma per poter far sì che queste, la loro azione venga in qualche modo valorizzata maggiormente, è necessario approfittare del binomio che offrono le nanotecnologie, ovvero tutta quella serie di materiali e conoscenze che trattano le molecole al di sotto della soglia dei 100 nanometri, quindi molecole molto piccole che hanno però un'efficacia in quanto sono in grado di aumentare il rapporto superficie-volume delle molecole rendendole più attive, ma anche di rilasciare in maniera sito-specifica i principi attivi e quindi di migliorare le interazioni con i parametri pedoclimatici delle piante. Ecco, in tutto questo contesto è importante sottolineare come la cellulosa, che è il polimero più naturalmente più abbondante sul nostro pianeta, si presta moltissimo per la sintesi di quelli che sono dei nanomateriali, cosiddetti nanocristalli di cellulosa, che li rendono straordinariamente capaci di poter essere legati a livello chimico con le sostanze di origine naturale di cui prima, per poter sintetizzare così attraverso dei processi di funzionalizzazione dei nuovi agrofarmaci in forma nanometrica, di origine naturale, completamente ecosostenibile, quindi poter essere utilizzati anche per la protezione delle piante. E per far questo siamo partiti proprio dalla base, quindi dai residui di potatura degli ulivi, siamo andati ad estrarre la cellulosa attraverso diversi procedimenti chimici ed enzimatici fino ad ottenere quelli che sono appunto i nanomateriali, ovvero questi cristalli di forma nanometrica che sono stati caratterizzati. Qui vedete delle foto al TEM di questi cristalli, quindi hanno proprio una forma bastoncellare, aciculare. La lunghezza è stata inferiore ai 100 nanometri, la larghezza in genere di questi nanocristalli è tra i 5 e i 20 nanometri. Ecco, questi nanocristalli sono stati caratterizzati e studiati, provengono appunto tutti quanti da residui di potatura di ulivo. Si è passati poi allo studio dell'interazione di queste sostanze, di questi nanocristalli, con i patogeni sopra elencati. Quindi, dai risultati che sono stati ottenuti in vitro, è emerso come, a dire di tutte le sostanze batteriche utilizzate, nei confronti della maggior parte dei microrganismi patogeni, batterici e fungini dell'olivo, vediamo come l'acido gallico e il chitosano siano costantemente associati a un ottimo livello di controllo di questi patogeni anche a concentrazioni molto basse. Se andiamo a vedere invece l'attività dei nanocristalli nei confronti
dei vari patogeni, vediamo come nei confronti soprattutto dei microrganismi fungini questi non abbiano un grandissimo effetto, in quanto appunto la cellulosa è un substrato d'elezione per la coltivazione dei funghi, ma nei confronti dei Pseudomonas avastano, i patovar savastano, e le agenti della rogna dell'olivo, vediamo come i nanocristalli di cellulosa non solo abbiano un effetto di inibizione, ma siano in grado anche di inibire la formazione del biofilm batterico, che è una caratteristica di fitness ambientale molto importante per questo batterio, in quanto ha una sopravvivenza epifitica che lo rende un patogeno particolarmente insidioso da contrastare. I nanocristalli di cellulosa sono stati a loro volta indagati per l'eventuale fitotossicità nei confronti delle piante, ma dall'analisi del contenuto di clorofille, di flavonoidi e dell'utilizzo dell'azoto a livello fogliare nelle piante e il grado di espansione della superficie fogliare, si è visto come in realtà i nanocristalli di cellulosa siano perfettamente compatibili con lo sviluppo delle funzioni basali delle piante di olivo. E a questo punto sono stati utilizzati per controllare, per vedere il loro effetto sulle colonie di Savastanoi in planta. E quello che è stato possibile vedere è che i nanocristalli di cellulosa esplichino un'azione di controllo a livello delle popolazioni epifitiche paragonabili a quello del solfato di rame, che è appunto il mezzo di controllo chimico più comune nei nostri uliveti, in quanto ingrediente delle bottiglie bordolesi per il controllo delle malattie batteriche. Queste sono alcune immagini a supporto delle nostre tesi ottenute tramite SEM, e si possono vedere come nell'ultima colonna le foglie di ulivo trattate con i nanocristalli di cellulosa siano. Su queste sia molto difficile rinvenire popolazioni vive di batteri, di Pseudomonas. Quindi diciamo che in conclusione si può dire che i residui di potatura di olivo rappresentano una risorsa sostanziale per l'estrazione di cellulosa e l'utilizzo e l'estrazione di nanocristalli di cellulosa, e che le sostanze naturali, soprattutto l'acido gallico e il chitosano, siano dei potenziali mezzi di controllo molto importanti per diversi microrganismi patogeni dell'olivo, e come l'applicazione nanocristalli di cellulosa sia particolarmente funzionale per il controllo della sopravvivenza epifitica di Pseudomonas avastanoi, e quindi tutto questo ci fa pensare che è possibile coniugare i due aspetti per ottenere dei nanoagrofarmaci innovativi basati su formulazioni completamente naturali. Vorrei anche aggiungere che grazie appunto a questo lavoro di tesi i risultati insomma sono stati prodotti in una pubblicazione scientifica che è stata pubblicata, diciamo, recentemente quest'anno. Un grandissimo ringraziamento ovviamente al mio relatore e anche a tutti i membri del mio laboratorio, nonché di nuovo a tutti i membri dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante. E ci tengo a sottolineare come l'ulivo è stato anche nel 2020, l'anno in cui mi sono laureato, diventato il simbolo del Mediterraneo sulla sua ufficiale bandiera. Quindi una cultura importante sotto tutti i punti di vista. Grazie ancora. Grazie a te per questa bella presentazione, per i risultati particolarmente interessanti e a te e a tutti gli altri colleghi che hanno, diciamo, partecipato a questo premio, i migliori auguri di un buon proseguo nella carriera in qualunque attività voi svolgiate. E passiamo adesso all'altra prima classificata a pari merito, quindi Elisabetta Bizzarri. Eccomi, innanzitutto ringrazio tutti voi per il premio, ovviamente, e per soprattutto la possibilità di poter condividere quello che è il mio lavoro di tesi. Come sappiamo, le piante, ed in particolare le radici delle piante, spesso instaurano delle associazioni benefiche con i microrganismi presenti nel suolo, che possono promuovere la crescita e andare ad aumentare le difese immunitarie della pianta ospite. Tra questi microrganismi ci sono dei funghi endofiti che hanno la capacità di andare a colonizzare le piante senza causare alcun sintomo e quindi stabilendo un'associazione tra la pianta e il fungo che fornisce dei vantaggi ad entrambe le parti coinvolte. Tra questi funghi c'è appunto l'entomopatogeno Boveria bassiana che può colonizzare i tessuti vegetali in modo asintomatico, andando ad innescare dei cambiamenti metabolici che sono ancora poco caratterizzati. Boveria bassiana ha un ampio spettro di ospiti, tra questi c'è anche il pomodoro, che è una delle specie, diciamo, di maggior
importanza economica, ampiamente coltivato in tutto il mondo, che può essere danneggiata da vari patogeni in tutte le varie fasi della sua crescita. E quindi ad oggi l'utilizzo di agenti di controllo biologico come i funghi entomopatogeni può essere una valida alternativa all'utilizzo dei pesticidi chimici. Quindi una conoscenza più approfondita di quelli che sono i processi fisiologici alterati alla pianta da Boveria bassiana può permettere quello che è il suo utilizzo in modo più efficiente come biopesticida. L'obiettivo quindi della tesi era quello di ottenere un'istantanea dei meccanismi molecolari che regolano proprio l'interazione Boveria bassiana-pomodoro. Le piante di pomodoro sono quindi state colonizzate con Boveria bassiana tramite innaffiamento radicale e il trattamento è stato ripetuto due volte a distanza di 12 giorni l'uno dall'altro. Dopo qualche giorno è stata fatta una prova di avvenuta endofilizzazione e poi sono state raccolte le foglie a 4 time point diversi, quindi dopo 5, 7, 12 e 19 giorni dalla colonizzazione. Nelle foto qui a destra potete appunto vedere quello che è l'effetto della colonizzazione con Boveria bassiana rispetto alle piante di controllo, da cui si evince che c'è proprio un effetto di promozione della crescita. Su queste foglie è stata poi effettuata un'analisi proteomica. Dopo analisi statistica abbiamo ottenuto un totale di 124 proteine differenzialmente espresse, suddivise nei vari time point. Diciamo che per una questione di tempo mi soffermerò soprattutto sul secondo e sul quarto time point. In particolare nel secondo time point ci sono una serie di marcatori particolarmente significativi che ci hanno fatto ipotizzare che è proprio a questo stadio che si stabilisce la simbiosi tra la pianta e il fungo. C'è infatti la downregolazione delle risposte di difesa della pianta, tra cui la downregolazione di questa endochitinasi che dalla letteratura si è visto essere sottoespressa proprio durante i processi simbiotici. C'è poi l'upregolazione dei canali per il calcio, laddove appunto l'afflusso di calcio attraverso la membrana è un altro dei primi step proprio della segnalazione simbiotica. E poi abbiamo ancora l'upregolazione della conitato idratasi, che è un enzima chiave del ciclo degli acidi ricarbossilici. E anche qui da ricerche in letteratura è emerso che una sua upregolazione è osservata, si è vista soprattutto nelle piante che sono trattate con microrganismi benefici sia da soli che in consorzio. Per quanto riguarda invece il quarto time point, abbiamo avuto un'upregolazione di tutta una serie di proteine coinvolte nella promozione della crescita e nello sviluppo della pianta. Tra queste c'è l'inositolo 1 monofosfatasi, che è l'enzima che catalizza l'ultima reazione della sintesi dell'inositolo, che è un composto essenziale proprio per la crescita della pianta. E in diversi studi anche qui si è visto che i livelli massimi di espressione di inositolo 1 monofosfatasi sia nei tessuti vegetali sottoposti a rapide divisioni cellulari, come per esempio le piantine in via di sviluppo. Abbiamo ancora la pregolazione della cisteina sintasi, che è coinvolta nel metabolismo dello zolfo, che è un altro dei macronutrienti essenziali proprio per la crescita e lo sviluppo delle piante, e ancora la pregolazione della metilcrotonilcoenzima carbossilasi, che è un enzima mitocondriale che catabolizza la leucina in acetoacetato e acetilcoenzima, ma che partecipa anche al metabolismo degli isoprenoidi. E anche qui la pregolazione di questo enzima è stata osservata in piante trattate con agenti di biocontrollo sia in forma singola che in consorzio. Con l'intento poi di andare ad indagare ulteriormente i meccanismi molecolari che sono alla base appunto dei processi biologici potenziati del quarto time point, per questo appunto time point abbiamo anche eseguito un'analisi ormonomica. Come possiamo vedere dal grafico, abbiamo avuto un'interessante upregolazione di diversi metaboliti, tra cui ormoni come le gibberelline, ma anche l'acido benzoico e il giasmonato. Le gibberelline sono ormoni vegetali che stimolano la crescita e lo sviluppo delle piante. Abbiamo avuto l'upregolazione sia di forme attive come la gibberellina 7 e la gibberellina 1, che di precursori come la 19, la 9, la 20 e la 5. Un altro composto upregolato è l'acido benzoico, che è un acido carbossilico aromatico che viene prodotto naturalmente dalle piante e che svolge anche esso un ruolo importante nella crescita. E si è visto che l'acido benzoico ha degli effetti positivi sulle piante che si trovano in condizioni di crescita non ottimali, perché va a modificare quello che è l'accumulo dei nutrienti minerali nei tessuti. Per quanto riguarda il giasmonato, la sua pregolazione è sinonimo di una simbiosi ben stabilita tra la pianta e il fungo. Infatti, appunto, durante una simbiosi
ben stabilita, solitamente abbiamo una via dell'acido salicilico repressa, mentre i livelli di giasmonato e dei suoi precursori sono up regolati. Quella del giasmonato è anche la via che la pianta utilizza per proteggersi dai patogeni necrotrofi e quindi abbiamo voluto testare l'effetto protettivo di Boveria bassiana contro un patogeno necrotrofo come Botrytis cinerea. Quindi piante di controllo e piante precolonizzate con Boveria bassiana sono state infettate con Botrytis cinerea. A 3 giorni dell'infezione sono stati valutati i sintomi della malattia che sono stati classificati in 5 classi, dalla classe prima, che è quella meno severa, fino alla classe 5, che è quella più severa, dove abbiamo invece sintomi di necrosi presenti sull'intera superficie fogliare. Come possiamo vedere, le piante che sono state infettate con la sola Botrytis mostrano i sintomi più gravi, mentre le piante che hanno subito la precolonizzazione con Boveria bassiana mostrano una gravità della malattia che è compresa principalmente fra classe 1 e classe 2. Sappiamo che l'infezione con Botrytis cinerea è anche causa di stress ossidativo nelle piante, quindi abbiamo voluto testare se la protezione fornita da Boveria bassiana fosse dovuta al fatto che interviene sullo stress ossidativo attenuandolo. Il danno ossidativo si può riflettere in una perossidazione lipidica, in particolar modo a livello delle membrane, e uno dei saggi più utilizzati per osservare la perossidazione lipidica è proprio quello dei T-BARS, in cui abbiamo un'osservazione indiretta di quello che è il danno ossidativo. In questo caso abbiamo ottenuto quindi dei livelli di T-BARS più bassi, quindi una minore perossidazione lipidica nelle piante colonizzate con la Boveria e in quelle precolonizzate con la Boveria e poi infettate con il patogeno, e dei livelli invece di T-BARS più elevati nelle piante che hanno subito la sola infezione con Botrytis, che quindi indica un alto livello di perossidazione lipidica in queste piante causata proprio dall'accumulo dei ROS. E quindi al fine di valutare l'accumulo delle specie reattive dell'ossigeno in queste piante abbiamo anche eseguito dei saggi di attività enzimatica. Le piante stesse, infatti, per proteggersi da quelli che sono gli effetti tossici dei ROS, inducono l'attività di enzimi antiossidanti come la superossido dismutasi e la catalasi, che lavorano in sinergia. L'attività della SOD è stata misurata tramite un kit, quindi vedete qui in grafico una percentuale di inibizione che è l'IC50, per cui questo grafico va letto al contrario, laddove la barra è più bassa significa che c'è una maggiore attività dell'enzima. Il saggio invece per quanto riguarda la catalasi è stato fatto allo spettrofotometro e per entrambi diciamo questi enzimi abbiamo avuto un'attività enzimatica maggiore nelle piante appunto infettate con la Botrytis rispetto invece alle piante colonizzate con la sola Boveria e quelle colonizzate, precolonizzate con Boveria e poi infettate. Questo risultato ha supporto proprio generale che le piante rispondano ad un forte stress ossidativo inducendo l'espressione degli enzimi di detossificazione. Quindi concludiamo dicendo che i dati di proteomica hanno evidenziato soprattutto dei percorsi molecolari relativi al metabolismo primario e secondario e alla crescita delle piante. Per quanto riguarda invece i dati di ormonomica, abbiamo avuto un'interessante upregolazione di diversi enzimi come appunto le gibberelline, l'acido benzoico e il giasmonato, i primi due coinvolti nella crescita e nello sviluppo delle piante, mentre il giasmonato più coinvolto nella difesa contro per esempio gli insetti. Per quanto riguarda invece i saggi di attività enzimatica e quello dei T-BARS, abbiamo visto che lo stress ossidativo provocato dall'infezione con Botrytis cinerea viene appunto mitigato dalla colonizzazione con Boveria bassiana. Sono ovviamente in corso ulteriori ricerche in questo campo proprio per comprendere meglio quelle che sono le interazioni all'interno delle comunità microbiche che vivono sulle piante. Questo ci permetterà di da una parte ottimizzare la coltivazione delle piante ma anche di migliorare la qualità e la produttività delle colture. Grazie ancora a tutti. Grazie a te per la bella presentazione. Grazie. A questo punto siamo in coda a questa cerimonia. Non posso far altro che ringraziare la professoressa Toffolatti per il gran lavoro di interazione che ha avuto con i partecipanti e con i revisori. Tutti i revisori che si sono presi cura, diciamo, delle vostre tesi e le hanno accuratamente lette e valutate.
Ma il cuore del premio siete stati voi, quindi tutti i partecipanti, ai quali auguro il meglio per il prossimo futuro e quindi arrivederci alle prossime occasioni, magari anche in presenza. E buon proseguimento a tutti.